tecnicamente riuscirà a mantenere una buona condizione, bisogna essere centrati in equilibrio, perché altrimenti si rischia di sbagliare anche tanto. Corsi e ricorsi storici, Ziałkowski vinse l'oro sulla pedana di sì, è scivolato, forse nullo, vediamo. Il lancio è lungo, vediamo, nullo, sì, era lancio oltre la misura, ha toccato il cordolo. Diciamo che Simon Ziałkowski vinse la medaglia d'oro a Sydney quando pioveva a dirotto, tra l'altro proprio in riscaldamento, eccolo qui, oltre il cordolino, tra l'altro in riscaldamento cadde rischiando di battere il capo e anche con una certa violenza. In quell'occasione un altro che sul bagnato ha le gomme giuste, Nicola Vizzoni, arrivò secondo. Sono semplicemente corsi e ricorsi storici, magari anche un auspicio. Mentre questa è la lotta per il secondo posto, quella sotto, quella sopra vede, l'immagine sopra vede Olli Pekka Karjalainen. Troppe cose contemporaneamente, Oksana Gauss che va in pedana. Gauss esce dalla pedana, ha lanciato 17.57, quindi non si è migliorata, dietro alle italiane. Solo davanti a Cristiana Checchi che può fare di più. Olli Pekka Karjalainen. Gran lancio! Grande lancio per il gigante finlandese che va in testa. Grande lancio compatibilmente con le condizioni che non sono facili. Prossimo a lanciare sarà Marco Lingua, il primo dei due italiani. Come si trova Clarissa sul bagnato, Marco? Piccolino. Diciamo che Marco è uno molto rapido, molto veloce. Se nel caso in cui non dovesse riuscire a tenere il lancio, poi sono problemi, perché Martello potrebbe scappare. Il problema è quello. Speriamo di no. Deve essere bravo a restare centrato e caricato sulle gambe. Franco? Chi è? Dopo il lancio di Marco Lingua c'era Clarissa che voleva intervenire sulla umidità della pedana, cioè su come mantenerla o tutta allagata o tutta asciutta, ma di questo ne parleremo dopo. Marco Lingua, mentre è stata eliminata con 16,17 la polacca Sobieszek, fuori anche con 17,59 la russa Oksana Gauss. Attualmente le italiane sono sesta Chiara Rosa, quinta Assunta Legnante. C'è stato il lancio di Natalia Horonienko a 18,65 m, adesso tocca a Marco Lingua. Nullo per Marco, non è uscito dalla gabbia il martello. Cristina Zabawska Danilcik, lancio in diretta questo. Sotto i 18 metri, ecco il peso che rimbalza indietro, vorrei vedere come lo misurano. Si sono lamentati in molti, l'impressione è che abbiano misurato anche qui sul secondo rimbalzo. Si sono lamentati moltissime, tac, rimbalza indietro. Peccato che c'è il cambio di inquadratura. Sul primo allora. Si sono lamentati moltissimi perché intanto questo terreno spesso ha visto situazioni di questo tipo. Danilcik non scavalca le italiane di punta, resta 17,99 ed è ottava, resta tra le otto là dietro. Queste sono seconda, terza, quarta, quinta e Bruna Genovese. Là dietro anche Anna Carmela Incerti che è settima. Dicevo delle lamentele di molti pesisti. Nona piazza di Anna Incerti e decima per Deborah Tognolo. Le lamentele dei pesisti e delle pesiste su misure, su secondi rimbalzi oppure su l'erba che si è frantumata, prende una voragine, quindi con misurazioni un po' più dietro rispetto al punto di contatto del peso da 4, da 7 kg e più. Tanto ancora inno del Belgio, Kim Gevert, la vincitrice dei 200 di ieri. Colpato. Russia nella finale dei 200 con Kim Gevert che ha fatto doppietta, vittoria nei 100, vittoria nei 200. Abbiamo visto transitare anche Giovanna Volpato. Abbiamo Elisabetta Caporale
Notizia, intanto Assunta Legnante, prossima a lanciare. Sentito per telefono Rosalba Console, che è stata portata a quello stadio, come aveva annunciato Lucio Gigliotti, per essere medicata, aveva un forte dolore al ginocchio. Vediamo. Corto questo, comincia forse a bagnarsi la pedana, a inzupparsi. Dicevo, forti dolori al ginocchio e altre contusioni, l'ho detto, ma com'è successo? Lei non è in realtà inciampata, ha avuto una spinta, non sa esattamente da quale concorrente, poi chiaramente correndo probabilmente nella bagarre, non è che non accusa nessuno, però era molto molto scoraggiata, lo sai Elisabetta, lo sapete, queste maratone si preparano oltre 3 mesi di lavoro, era davvero delusa. Le ho chiesto se voleva venire qui, in realtà ha problemi a camminare, poi ha detto no, io non, adesso in questo momento preferisco non parlare. E comunque insomma, scampato pericolo, al di là dei dolori, delle forti contusioni, ha sbattuto all'anca, però è soprattutto il ginocchio sinistro che le dà molto fastidio. Abbiamo visto Vadim Deviatovsky, il suo lancio l'ha portato al secondo posto a 77-44, lancio nullo per Marco Lingua. Ci fermiamo, un po' di pubblicità, andiamo avanti su Rai Sport Satellite. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone a long, long time ago. Situazione di maratona con davanti la russa Irina Permitina, che ha fatto selezione, questo è il gruppo della seconda e terza, Aleutina Biktimirova e Olivera Jeftic, ecco qui la prima e là dietro a 15 secondi, seconda e terza, in attesa che compaiano le altre due, quinta è Bruna Genovese. Passa il tempo. È quinta Bruna Genovese, che non è riuscita a tenere il treno, tra l'altro da dietro arrivano. Azione importante delle due russe, poi Irina Permitina ha fatto selezione in questo tratto. Francesco Panetta. Peccato, Bruna è andata in crisi, pensavo fosse una situazione passeggera, però evidentemente è una crisi che ancora non è riuscita a superare, davanti oltretutto si stanno dando battaglie, quindi è anche difficile poter rientrare. Peccato, perché insomma queste tre atlete davanti erano sicuramente, sono sicuramente alla sua portata. Nullo il lancio di Assunta Legnante, ma ha deciso, l'avevamo visto, di annullarlo. Qui intanto Bruna, là dietro si vedono le altre due azzurre. Chiara Rosa migliora 18 metri e 15 e poi un 18 e 10, vediamo questo. Un attimino, Chiara, non si ferma più, dai! Domenico Di Molfetta per lei, con indicazioni 18 e 15 per ora. Settima piazza per Chiara Rosa. E Nicola Vizzoni. 18 e 23. Nicola, un buon lancio il suo. Un lancio che potrebbe anche garantirgli un posto tra i primi 8. Un poco lo commenteremo con Clarissa Claretti, attualmente in tanti hanno fatto nullo, in 4, a 75 metri c'è il 76-55 ed è quarto per il parziale terzo posto, 77-10 quelli dello sloveno Primož Kozmus. Clarissa Claretti su di lui, fermiamoci, c'è Cristiana Checchi, troppi italiani in finale, non lamentiamocene. Cristiana Checchi può... Nullo questo lancio, è fuori dai tre lanci di finale, chiude undicesima con 17 metri e 42. Mentre qui Aleutina Biktimirova vuole staccare Olivera Jeftic nella lotta per il secondo posto in maratona. 76 metri e 55, Nicola Vizzoni, Claretti. Beh sì,
Sì, Nicola, con questo lancio credo che abbia messo mezzo piede in finale, credo che siano proprio quelle le misure che servono per andare in finale, indicativamente. Prima di questa gara pensavo più o meno a quella misura lì, 76-50. Con certo, pedana facile, invece esatto, con pedana difficile ancora meglio. Esatto, in queste condizioni credo che sia proprio sufficiente, spero tanto. Mi spiace ora per Cristiana che è uscita, perché meritava anche lei di entrare nelle 8, era proprio la sua portata. Intanto nullo per Nadiezhda Ostapchuk, che è ottava con 18,15 metri, rischia l'eliminazione. Manca solo un lancio, quello di Ryabinkina, che lei ha già davanti con il quinto posto a 18,44, tra l'altro solo un centimetro. 3 centimetri dietro a Nadine Kleiner, che è alla medaglia di bronzo. Solo Nicola Vizzoni con questo 76,55, attualmente il quarto, è il miglior lancio della sua stagione, che era iniziata un po' sottotono ma si sta ritrovando in questa finale. Rimaniamo nel martello. Primož Kozmus, Slovenia. Grande giornata per lui, arriva molto vicino al leader. Una bella giornata per lo sloveno Kozmus, attualmente terzo con 77,10 metri, ma qui incrementa probabilmente oltre i 77,44 metri del bielorusso Vadim Deviatovsky. Sorpresa relativa, il primo posto di Olli-Pekka Karjalainen, 78,89 metri. E Kozmus, ricordiamo, finalista olimpico. 78,18, secondo. Finalista olimpico è stato sesto, intanto qui siamo al 35esimo chilometro. Natura invariata di questa atleta, sono state le russe che hanno fatto selezione nella prima parte, hanno incrementato il ritmo, tirate da 3 minuti e 30, ecco il riferimento adesso, 2:04:28, siamo in media con gli ultimi 10 km, proiezione da 2 ore e 30 per la parte finale. Aspettiamo e vediamo anche Bruna Genovese. Deve qui essere... c'è Olivera Jeftic, un margine piuttosto netto di Irina Permitina. Che abbiano già alzato bandiera bianca, Francesco Panetta. Ma non credo che possano. Da dietro questo... rimontano, è sul secondo sì, la gara è ancora peccato lunga, che non ci sia Bruna Genovese. È peccato perché la gara è ancora lunga, voglio dire. Per la prima piazza non credo che sia la Dietic che la Timirova possano fare qualcosa, anzi la Russia mi sembra in difficoltà. Da dietro rimonta Bruna Genovese, qui c'è un buon lancio di Varontsov, che è nullo, infatti avevamo visto rischiare qualcosa. Mentre da dietro fanno molto bene le altre due, Deborah Toniolo, Anna Carmela Incerti, chi meno t'aspetti, eccolo lì. Bruna arriva con un ritardo di 54 secondi, zona medaglia non lontana. Franco, sembra quasi che abbia superato la... in questo momento sembrava potesse correre meglio di quanto l'abbiamo vista qualche minuto fa. Molto bene queste due, Anna Carmela Incerti era dalla Maratona di Firenze che non correva più, Deborah Toniolo assieme a Giovanna Volpato avevano fatto benissimo alla Maratona di Treviso. Partenza da Vittorio Veneto e arrivo a Treviso, era stata questo in febbraio, una giornata non ideale. Intanto Chiara Rosa nel getto del peso. Chiara Rosa in classifica è settima, quindi è tra le prime otto. E qui un lancio sopra i 75 metri di Ivan Tihon. Lo scorso anno sfiorò il primato del mondo, lo sbagliò di un solo centimetro. Intanto attacca Olivera Jeftic per il secondo posto. Davanti c'è una russa ed è Irina Permitina. Il secondo posto per la serba Olivera Jeftic, che ha staccato adesso una Alevtina. La vediamo. Big Timirova, Russia un po' in difficoltà. Da dietro provano a tornare vicine altre e sono la tedesca Ulrike Maisch, la lituana Zivile Balciunaite, sesta piazza per Bruna Genovese, settima per la portoghese Analia Rosa e poi nell'ordine Deborah Toniolo, Anna Carmela Incerti e Giovanna Volpato. Brave le tre italiane, peccato per il ritiro, per quella caduta, l'infortunio ed il relativo ritiro di Rosalba Consolo, che stava facendo una grande gara. Questo non è la classifica, è l'ordine di lancio. Adesso si comincia da Nadiezhda Ostapchuk, poi Chiara Rosa. Il podio è pochi centimetri più in là, bisogna osare, certo è sempre più difficile perché la pedana si è bagnata, è diventata sempre più scivolosa. Volevo aggiungere che le condizioni stanno cambiando in pedana, sia in quella del martello che in quella del lancio del peso, perché
Sì, è piovuto, ma ora si stanno asciugando entrambe le pedane. Queste condizioni ovviamente non favorisce le atlete, perché arrivare con una condizione, allora uno magari mette un paio di scarpe perché vede la pedana che è bagnata, ma poi lanciando, visto che non piove più ora, la pedana si asciuga e quindi tiene di più, trattiene di più gli atleti, che non riescono a lanciare sciolti e con velocità a quelle quali sono abituati. Carsten Kops va al terzo posto, l'abbiamo visto lanciare, il suo 77-69 gli dà il terzo posto dopo a metà del secondo turno di lanci. Il prossimo a lanciare sarà Christian Parsch, che aveva sbagliato il lancio, ha ottenuto 38,33 metri, ma ha voluto comunque tenersela questa misura, non si sa mai, deve aver detto, deve aver pensato, invece che causare il nullo. Abbiamo Olivera Jeftic che prova ad andare in caccia di chi sta davanti. Olivera Jeftic, non si vede nessuno là davanti, comincia la finale, cominciano i tre lanci di finale, vengono portati dietro anche le misure. Gran lancio di Nadiezda Ostapchuk, per chi stava davanti era sicuramente meglio che finisse nona o altro. Il gran lancio riapre il discorso dal suo punto di vista. In testa c'è il 19.06 di Petra Lammert, Germania, il secondo posto è per Natalia Horonenko a 18.86 e qui probabilmente il lancio del secondo posto per Nadiezda Ostapchuk. Attualmente terza è Nadine Kleinert a 18.47, ma adesso si porta avanti, quasi fuori portata per Kinsegg, 18.87 per lei, che lascia al terzo posto il 18.86, un solo centimetro di Natalia Horonenko. Lei che era in difficoltà, è stata all'ottavo, un 18.15 modesto, poi due lanci nulli, ha rischiato questa finale. Lei che è la campionessa del mondo, 15 gare senza mai perdere dai Giochi Olimpici di Atene fino a Helsinki l'anno scorso. Intanto rimaniamo. Tocca a Chiara Rosa sulla maratona, un vantaggio piuttosto netto a 33 secondi su Olivera Jeftic. Chiara ha piazzato una serie regolarissima, 18.15, 18.10, 18.23. È la più giovane delle tre atlete azzurre. Contemporaneamente va in pedana anche Ziołkowski nel martello. Corto questo per la padovana. Qui l'allenatore di Ziołkowski che va in pedana. Mentre nella gara di maratona ne succede tutto in questo momento, è stata raggiunta la russa e da dietro stanno proprio rimontando su di lei in tante, fra cui Bruna Genovese per il terzo posto, Simon Ziołkowski. Primo posto, forse questione di centimetri per il polacco, bisogna fare 78,89 per passare in testa, abile sul bagnato, chissà se è effettivamente primo posto. 78,89 Ziołkowski dopo il nullo di apertura. Ziołkowski, poi toccherà al leader Olli Pekka. 78,89, stessa misura, pari merito Simon Ziołkowski, Olli Pekka Karjalainen. Assunta Legnante, settimo posto per lei. Buono! Bene! Questa è la sua soddisfazione. Gli ha dato la giusta parabola. Lo strillo, 18,86 per passare alla terza piazza, probabilmente qualcosa meno, lei è un primato italiano, 18,92, è qualcosa meno, dovrebbe essere la quarta piazza in danno di Nadine Kleinert. Splendido, splendida finale per 2 su 3 delle azzurre. Misura, l'attesa, Assunta Legnante, straordinaria gara, 18,67, quarta posizione. Il podio è 19 centimetri più avanti, a quel punto anche l'argento, perché Ostapchuk ha un solo centimetro più dell'argento. Olli-Pekka Karjalainen, grande giornata di lanci. Karjalainen rimane qualcosa sotto, ma questa misura gli basta per passare in testa, perché basta che non faccia lancio nullo. E adesso Irina Pernitina, momento del rifornimento. Pernitina ha un vantaggio piuttosto netto, solo lei può perderla questa maratona, ma ancora non è detto, siamo a 20 minuti, diciamo qualcosa meno, 17-18 minuti dall'arrivo. Olivera Jeftic, la serba solitaria seconda, potrebbe essere la prima medaglia per la Serbia, non più Jugoslavia, non più Serbia-Montenegro. E poi dietro era andata in difficoltà Leutina Biktimirova ed era stata raggiunta da altre, mentre pedana anche per Marco Lingua. Franco?
chi è? Ti senti dallo studio? No, perché c'era Francesco che si stava lamentando continuamente delle segnalazioni sul tracciato. Marco Lingua, Ubi Maior. Non c'è tregua oggi, 5 azzurri, questo è il bello dell'atletica. 5 azzurri e più le maratonette ci danno grandi emozioni, grandi finali di questi campionati. Marco Lingua il migliore quest'anno, ma Vizzoni sta crescendo, così come Assunta Legnante che ha corretto quella gittata, ha guadagnato quel mezzo metro che avevamo indicato prima. Seguiamo. L'accelerazione al secondo giro per Marco. Sotto i 75 metri, un 74 e qualcosa per Marco Lingua. Bandiera bianca, sì? Sì, bianca. Sì, bianca, ok, lancio regolare per Marco Lingua, per l'ottavo posto 75-60, rimane sotto Marco Lingua, potrà provare ad incrementare per essere tra gli otto dei tre lanci di finale in occasione dell'ultimo turno. Gino Brichese, il tecnico del settore. È un lancio importante questo, perché dopo il nullo... 73-73. 73, decimo, dunque può ancora fare qualcosa. Kleinert, Nadine Kleinert. Corto per l'ipotesi di sorpasso su Assunta Legnante, un'azzurra tra le grandi nel getto del peso, diciamo tutte e due. Chiara Rosa in questo momento è al ottavo posto dopo il lancio nullo di prima e dopo il sorpasso di Nadiezhda Ostapchuk che si è portata in seconda posizione. Assunta Legnante è a 19 centimetri dal terzo posto, a 20 dal secondo. E già che ci siamo a 39 dal primo, e qui siamo con Vadim Deviatovsky. Buono il suo lancio, bandiera bianca, si va a misurare. Sì, bandiera bianca. Mentre dalla maratona c'è un'ipotesi, terzo posto dopo che è andata in difficoltà la russa Alevtina Biktimirova. Mentre davanti in questo momento sta andando molto bene la sua connazionale Irina Permitina. Olivera Jeftić ha preso mezzo minuto ed è seconda. E poi un terzo posto dove si può discutere, Natalia Hornian con la terza del getto del peso. Gran lancio, va in testa! Formidabile questo lancio di Natalia Hornian. Aveva 18,86 ma adesso ha svoltato e va a scavalcare Petra Lammert in testa. 19,06 per Petra Lammert che lancerà tra poco in questo quarto turno di lanci. Più d'una ha incrementato e fra queste Assunta Legnante che attualmente è quarta in classifica. Una finale memorabile per lei. Lascia dietro grandi nomi come Nadine Kleinert, come Olga Ryabinkina, come Irina Hodoroshkina. 19,43, prima piazza per Natalia Horonien qua. Due terzi di gara. In crescendo sono cambiate le condizioni, le atlete sono più sicure, vanno in pedana più convinte. Proprio questo quarto lancio ha offerto il meglio delle prestazioni, a cominciare proprio da Assunta Legnante che rimane sempre in quarta posizione. Questa è la leader della maratona, un'atleta esperta, 38 anni, ha corso diverse maratone, è la sua seconda in questa stagione. E dalla leader della maratona c'è anche la leader del getto del peso in pedana, Petra Lammert, la ex leader. Ha sbagliato completamente questo lancio. 19.06 aveva e 19.06 continua ad avere, lancio ovviamente nullo, ha deciso di annullarlo lei, mentre dietro è andata in difficoltà invece Olivera Jeftić, dietro nella maratona è andata in difficoltà Olivera Jeftić, che ricordiamo è stata la prima europea sesta nella maratona olimpica di Atene del 2004. Marcus Esser, stiamo sui lanci, in questo caso il martello, decimo posto per lui. Marcus Esser, l'atleta tedesco che aveva fatto bene quest'anno. Nullo. Finito sì nella parte posteriore del... è uscito dalla parte posteriore Ostapchuk intanto, della pedana, ma non in pieno equilibrio. Gran lancio anche per lei, Ostapchuk ha capito come si lancia con pedana bagnata grazie al 18,87 del quarto turno, ha rischiato l'eliminazione, poi è cambiata la musica, ha svoltato e forse vicina al 19,43 di chi è in testa, cioè la sua connazionale bielorussa, Natalia Horonienko. Nadiezhda Ostapchuk prima nel quinto turno di lanci, 19,42, un solo centimetro. Prima e seconda bielorusse, Natalia Horonienko 19,43, Nadiezhda Ostapchuk 19,42, terzo posto per Petra Lammert, Germania 19,06, il quarto per Assunta Legnante 18,67, adesso tocca Nicola Vizzoni. Nicola Vizzoni bene,
Chiara Rosa e Pedana, una contemporaneità azzurra. Importante, il capitano nel martello e Chiara sesto. Rosa. Chiara Rosa è più veloce a lanciare, 18 nullo, metri e poco. Nullo, nullo. Scivolata fuori, nullo. Nicola Vizzoni attualmente in sesta posizione con 76,55. Ancora sopra i 75, non basta per migliorarsi per l'azzurro. Mentre nella maratona, bandierina bianca per Vizzoni, il lancio valido in questo momento. Ulrike Maisch, la tedesca, ha rimontato, portandosi più avanti. Quadratura dall'alto che poco dice della rimonta di Ulrike Maisch, che è andata a scavalcare la serba Olivera Jeftic. Davanti c'è sempre Irina Permitina, eccola qui. Irina Permitina, la russa, ha forzato lei l'azione assieme ad Alevtina Biktimirova. Poi Biktimirova è andata in difficoltà, è stata staccata da Olivera Jeftic, che è stata da poco raggiunta da Ulrike Maisch, la tedesca. Assunta Legnante per provarci. Poco sopra i 19 c'è il terzo posto, 19 metri. Ancora molto bene. Forse un leggero incremento del suo 18,67 metri. Il lancio è valido. 18,92 metri c'è il primato italiano. E non si contenta Mimmo Di Molfetta, perché è una grande giornata probabilmente, quindi la medaglia sarebbe a 19 metri, è attualmente a 19 metri, 19,06, 18,51, resta 16 centimetri sotto il suo 18,67. E qui c'è Irina Permitina, la vediamo se la regia, che è andata un po' in difficoltà, ecco, è terza Olivera Jeftic, è stata scavalcata da Ulrike Maisch. Può essere che là davanti ci sia Irina Permitina, e allora la tedesca sta facendo una grande gara, sta andando in caccia del primo posto. Eccola, è la donna che sta andando più forte in questo momento, Irina Permitina. Quando mancano 10 minuti di gara, ma diciamo meno, non abbiamo più seguito tutti i punti di riferimento, proprio sì, perché getto del peso con spettacolo, martello con spettacolo. 17 secondi, può anche andare a vincere Ulrike Maisch in netta rimonta. Siamo prossimi al 40° chilometro, mancano circa 10 minuti, 11 minuti alla conclusione. E allora questa tedesca, Ulrike Maisch, 29 anni, personale di 2 ore e 31, non un grande tempo. Sei tornata nel 77. Sì, ma si corre talmente relativamente poco la maratona che poi che bisogna fare i conti con i piazzamenti. Grande lancio per la russa Riabinkina, Olga Riabinkina, poco al di là dei 19 o poco al di qua, vediamolo. Questo lancio di Olga Riabinkina si va a misurare, attualmente sesta. Spostata la fettuccia proprio per meglio permettere l'operazione di controllo della misura. 19,02, quarta, scalza dal quarto posto Assunta Legnante. Il bronzo resta a 19,06 metri e centimetri raggiunti da Petra Lammert, Germania. Varonzov che rischia l'uscita di gara dopo due nulli. Nullo anche questo. Diventano tre. Non è riuscito a tenere Nadine Kleinert intanto. Tedesca in difficoltà, ancora in difficoltà. Nullo. Ancora nullo per lei. In questa gara c'è l'ottavo posto di Chiara Rosa con 18 e 23.